la rassegna stampa di Mimmo Moramarco. Rieccoci nuovamente nello spazio riservato alla rassegna stampa. Mimmo Moramarco, buon inizio settimana, 25 settembre 2023, sui maggiori quotidiani italiani, diversi argomenti come la camera ardente per il presidente emerito Napolitano, la visita del Papa. Si comincia oggi con il social press Leggo, in questo lunedì, che apre al centro pagina con benzina e bollette, ecco gli aiuti, sconti per i redditi più bassi, confermati mutui agevolati ai giovani. Oggi governo vara il decreto per i carburanti, ipotesi contributo di 80 euro. Al centro pagina, la Roma non fa festa a Torino, 1-1 di Zapata nel finale, Big Rom c'è ma non basta. Leggo si dedica anche al calcio Serie A e di lato Napolitano, il Papa al Senato, grande servitore dell'Italia, dice Francesco a sorpresa alla camera ardente. Si prosegue con La Verità, il quotidiano diretto da Maurizio Belpietro. Vediamo al centro la foto, Napolitano camera ardente laica e il Papa corre a rendere omaggio. In alto, che ne dicano i negazionisti, perché si può parlare di invasione, ciò che sta producendo la migrazione di massa gli italiani lo sanno bene, scrivono sulla Verità. Non si può liquidare tutto con l'errata percezione. Blangiardo, crollo nascite, nuovo record, e chi esalta la vita senza figli è proprio chi vuole più estranei, con tassi di fertilità alti. Soldi alle ONG, sulla Verità la Germania ci fa la lezioncina e Crosetto risponde potreste aiutarci. Poi vediamo su questo l'articolo di Francesco Borgonovo e dall'altro lato la cartolina, senza volerlo lei caro Monti ha confessato il golpe del 2011 di Mario Giordano. L'editoriale di Maurizio Belpietro sulla Verità, Schlein e gli altri smemorati del CPR. La Stampa parla di inchino a Napolitano, come vediamo qui al centro pagina la foto, dal Papa Mattarella l'omaggio laico al presidente emerito. In alto sulla Stampa, salvare i migranti è un dovere, dura replica della Germania Crosetto. Poi ministro dice da un alleato mi aspetto aiuti, non polemiche. Per quanto riguarda la sanità sulla Stampa, ospedali di comunità, la promessa tradita, investiti 7 miliardi ma mancano i medici. Poi per quanto riguarda il commento di Linda Laura Sabadini, la paura utilizzata per un pugno di voti. Il racconto di Domenico Quirico, guardate gli occhi di chi sta fuggendo. Ovviamente tutti pro migrazione e sotto governo, da una sanatoria al mese sul condono Tajani frena Salvini. E Repubblica più o meno sulla stessa linea della Stampa. Vediamo a centro pagina ancora la foto del Papa alla camera ardente, omaggio all'ex capo dello Stato. E poi il condono, gelo, Fratelli d'Italia non in manovra, PNRR, nuove modifiche per l'Unione Europea. In alto su Repubblica, stretta sui baby migranti, il fronte dei porti, dopo la missione della Premier sul flop dei piani antisbarchi, norme più severe sui presunti minori non accompagnati. Soldi alle ONG, scontro con Berlino qui su Repubblica. Per il mappamondi, elezioni in Ucraina, Kiev dice no, aiuterebbe i russi. Arriviamo al sud con la Gazzetta del Mezzogiorno, che oggi si dedica al calcio pugliese. In alto il Lecce a braccetto con le big e domani sfida la Juve. Bari dall'altro lato frena, solo un pari al San Nicola, 2-2 col Catanzaro. Sotto voli, tagli e veleni, Caroppo accusa, Vasile sbaglia ad attaccare Ita, poi Pagano, noi unica certezza di buon governo, ovviamente parla Pagano del PD. Per quanto riguarda le idee, dall'altro lato sulla Gazzetta del Mezzogiorno, tante parole, ma quanto è sottovalutato l'abuso contro le donne. Per il commento, cuneo fiscale, chi guadagna e chi perde, qui sulla Gazzetta del Mezzogiorno. Tiene banco ancora la questione migranti e ospitando il secolo XIX, migranti lite con Berlino, la Germania all'Italia dice salvare chi è in difficoltà in mare è un dovere, Crosetto pretende aiuti, non polemiche. Il secolo XIX ovviamente si interessa in alto del calcio locale, Samp, il terzo sigillo, pareggio con il Parma capolista. Al centro pagina ancora il condono edilizio, gli alleati frenano Salvini e sotto riclassificatore e sfide in regione sul piano di Vado, si parla della regione Liguria.
arriviamo al giornale con il nuovo direttore Alessandro Sallusti, il buco nero dell'accoglienza, soldi ai migranti, non ai poliziotti, questo è il titolo in alto, fra vitto, alloggio e diaria spendiamo 3,5 miliardi, intanto gli uomini che li aiutano aspettano il rinnovo del contratto da 2 anni e Macron alla fine seguì la Meloni, fondi all'Africa, ancora Francesco in Parlamento, se il Papa non fa il segno della croce per non urtare i compagni di Napolitano, scrivono qui sul giornale, c'è anche a tal riguardo l'editoriale di Alessandro Sallusti e sotto per quanto riguarda la procreazione assistita il cimitero negli ospedali, 40.000 embrioni abbandonati e dall'altro lato l'intervento, la partita sulle intercettazioni che spaventa i giustizialisti, sempre sul giornale. Ed è la volta del Fatto Quotidiano, chiudiamo proprio con questo giornale, con questo quotidiano, vediamo al centro pagina edilizio e fiscale, anche Forza Italia sposa il colpo di spugna sui piccoli abusi, Salvini un condono al giorno, cartelle sanate fino a 30.000 euro. In alto sul Fatto Quotidiano, grande infornata in 12 mesi tra Farnesina e ambasciate, Tajani assume agli esteri 775 nuovi funzionari e poi sul Fatto anche Ucraina, l'Occidente a Kiev, elezioni nel 2024, ma Zelensky nicchia il pressing degli alleati e le difficoltà della guerra. Al centro pagina vediamo la foto di Salvini, ma dall'altro lato il Fatto Economico, gioco d'azzardo, gli spot si fanno ma senza dirlo. Per quanto riguarda l'editoriale, lunedì ha sempre lo stesso titolo di Marco Travaglio, ma mi faccia il piacere. Inizia con il libro più venduto in Italia di Vannacci, passa su altri temi, anche sul Partito Comunista. Bene, ed è tutto per la rassegna stampa di oggi, inizio settimana 25 settembre 2023. Ancora un grazie per l'ascolto e la visione. Buon lunedì a tutti, ci risentiamo domani. Ancora da Mimmo Moramarco è tutto. Buona giornata.